Buonasera a tutti, è venerdì sera, sono le 7, sono qui in comune assieme al capogruppo Luca Bianco, in continuo contatto con l'altro capogruppo Alessandro Cubeddu. Non volevo fare ancora questo video, ma la situazione in questo momento mi consiglia di farlo, perché devo fare una comunicazione, specialmente una comunicazione molto importante. Oltre alle solite raccomandazioni, che non dovremmo più fare, però tutti dovrebbero saperle e darmi una mano veramente. Attualmente i positivi centellesi a questa sera, non lasciatevi confondere dai dati che si sentono in giro, che si pubblica, che non si pubblica, i dati che ho in mano io questa sera mi danno 58 positivi sul territorio centellesi. I centellesi ricoverati sono 4. Stanno bene, ne ho sentiti un paio, l'altro paio ho sentito i familiari, stanno bene e non ci sono grossi problemi, ma non è questo il messaggio che volevo farvi giungere nelle vostre famiglie. Ma sia chiaro che quello che dico adesso lo comunico alle famiglie che sono già state avvisate di questa situazione che vi vengo a esporre. Non c'è allo stato attuale nessun allarmismo, nessuno che sta male, qualcuno, ma pochissimi, con dei sintomi, e uno solo ricoverato. Purtroppo quello che non avrei mai voluto che accadesse è accaduto anche da noi. Oggi abbiamo cominciato stamattina, dopo la segnalazione di un caso positivo ricoverato all'ospedale che era stato portato dal San Camillo, abbiamo in accordo con il consiglio di amministrazione, con i dirigenti del San Camillo, il direttore sanitario, sono stati fatti i test rapidi per vedere la situazione dentro il San Camillo. Questi test hanno una loro validità, da prendere, io direi, un pelino con le molle. E ho fatto questo messaggio perché voglio trasmettere quel messaggio che non è la piazza che drammatizza tutto, che fa tutto, è un messaggio, anche se i numeri sono da brivido, tranquillizzante. In questo momento i test rapidi hanno dato 20 positivi tra gli ospiti, 8 positivi tra il personale di servizio. Io ripeto, stanno bene, nessun allarmismo, tutti i familiari sono avvertiti, se si deve poi parlare con loro in questi giorni lo faremo, cercheremo di stabilire tutto quello che si fa per sentire la loro vicinanza. Io voglio ringraziare soprattutto quelle persone che stanno lavorando per il San Camillo, perché ancora 5 minuti fa ero in contatto per vedere per i turni, non c'è nessun problema sia per i turni, perché il personale, al quale va un mio tremendo, ma grande ringraziamento, perché questi sono i veri uomini da trincea, non i pagliacci che vanno in giro a fare i negazionisti senza mascherine e mettere in pericolo tutti gli altri. Loro sono liberi di infettarsi come vogliono, ma vadano tra di loro in una regione dedicata a loro, in uno spazio aperto, poi facciano quello che vogliono, ma quando sono qui rispettano le regole, quelle che sono le regole di un sano vivere comune. Allora, questi operatori, voi sapete, San Camillo 8 sono tanti, ma gli altri ci sono già messi d'accordo per non far mancare nessuna assistenza e ne manca un minuto di assistenza a chi ne ha bisogno. Io è una cosa importante, per questo che esorto a dire alle loro famiglie, specialmente di quelli che hanno i lavoratori dentro il San Camillo che attualmente non risultano positivi, vi chiedo un grande sacrificio. Ve lo chiedo a nome della comunità, ve lo chiedo a nome del San Camillo, ve lo chiedo a nome dei malati, di quelli che sono lì dentro, vi chiedo a nome di quelli che sono ricoverati. Cercate nelle vostre case di fare una, non so come chiamarla, un mini isolamento dell'operatore che va a lavorare tutte le ore e dovrà fare turni abbastanza massacranti, perché andando in giro non dobbiate magari essere anche oggetto di contagio per queste persone.
Veramente il mio telefono è aperto a tutti, se non ve lo ricordate andate sul mio profilo, il mio telefono è pubblico, chiamate me, se volete non caricate per favore di altro lavoro gli operatori che ci sono attualmente negli uffici dell'ospedale. È successo in altre case di riposo, noi fino adesso eravamo stati più fortunati, adesso tocca anche a noi. Verranno fatti i tamponi di conferma di quelli che sono risultati positivi, 17 sono già in lavorazione, gli altri 11 nel weekend verranno anche loro in lavorazione. Il mio grande desiderio, il desiderio di tutti noi vorrebbe essere che questi test fossero tutti sbagliati, purtroppo dove sono stati fatti sono veritieri, ma ripeto, ho fatto la comunicazione perché poi qualcuno che va in giro a distorgere le fake news sono l'oggetto di oggi. Questo è quanto volevo trasmettervi e con il cuore trasmetto agli operatori di San Camillo tutto il ringraziamento di Centallo e di chi non è di Centallo che è ospite qua. Un'altra cosa importante, c'è il lockdown serale, a me non piace quella parola di coprifuoco perché mi ricordo i racconti da bambini quando mi parlavano della guerra, niente, c'è di notte si va a dormire alle 11, io qualche giretto l'ho fatto, ieri sera con grande dispiacere ho trovato alcuni giovanotti che mi hanno preso un po' in giro, ma fa niente, no? Tutti senza maschera, non erano tantissimi, perché devo dire che la città di nuovo, come suo solito, risposto alla grande. Dico ai genitori di questi giovanotti, signori, se alle 10 o 10 e mezza i giovanotti che vanno a scuola il giorno dopo sono in giro, chiedetevi cosa fanno in giro. Facevano gli stupidini nei parchi, magari un po' alla teppistella, perché anche sabato questi teppisti al quale si devono vergognare, io non ho nomi e cognomi, ma ve lo garantisco che se avessi i nomi e cognomi con certezza di quelli che si sono permessi di scassinare il pulmino della scuola bassa e mettersi a girare in giro e magari sono pure senza patente, qualche scappellotto glielo darei e invito caldamente i genitori a fare quello che dico. Per il resto mascherine ne abbiamo a volontà su tutti, ho visto con grande soddisfazione che i cimiteri, avete già ascoltato il mio precedente appello, sono stati pieni questa settimana quasi tutti i giorni, non ammassatevi sabato, non ammassatevi domenica, non ammassatevi lunedì, andate abbastanza scaglionati, l'incontro deve essere profondo, sentito per la preghiera di fronte ai vostri cari, ma soprattutto non fate crocchio, non mettetevi a ricordare il passato, no, e ci sarà poi altro tempo. Ancora un'altra cosa, mi giungono sovente segnalazioni sui social. Signori, il numero di Alessandro ce l'avete, il mio ce l'avete, il numero dei capigruppo ce l'avete tutto, fate una cosa che mi sembra un po' più logica, contattateci diversamente, però metteteci anche la faccia, perché io sui social non accetto più che si vada a tirare la pietra e nascondere la mano. Chi ha qualcosa da dire, noi interveniamo, siamo intervenuti, abbiamo fatto delle multe salatissime e vi dico che la cosa più bella, che due di queste persone che si sono presi 400 euro di multa mi hanno incontrato e mi hanno chiesto scusa e li ringrazio pubblicamente, se potessi, ma per la prima cosa li ringrazierei con nome e cognome, perché hanno detto ce lo siamo meritato. Queste sono persone che devono essere capite perché hanno fatto queste infrazioni, ma soprattutto devono essere ringraziate per la loro ammissione di colpa. Un'altra cosa, gli uffici dei comuni attualmente venite su prenotazione, cercate le cose che si possono evitare di non venire, non fatemi arrabbiare, come vi dicevo di mascherine ne abbiamo a bizzeffe, se qualcuno ha bisogno domani al cimitero, qualsiasi cimitero che va, domani mattina le fornisco, ne sono già forniti di oggi, i bar se non avete mascherine le chiedete, ne diamo nei negozi, chiedete a tutti. Ma mettete ste benedette mascherine e ai negozionisti vi dico una volta per tutti, ma che porca di una miseriaccia, ma la volete smettere di fare i negazionisti? Quando siamo poi tutti a posto ci prenderemo poi a schiaffi. La mia solidarietà a tutti quei lavoratori che vivono un periodo tremendo, ai negozi, ai bar, ai ristoranti, a tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo questa situazione. Buona serata a tutti, spero di darvi notizie migliori a breve con la conferma di questi test.
Grazie, grazie a tutti. Buona serata per quello che può essere una buona serata dopo queste notizie. Grazie.